qui su Illustrator per mostrarvi come si mette in pratica, diciamo così, l'effetto 3D. In realtà non è un classico effetto 3D che hanno tutti i programmi, ma è un vero e proprio filtro di Illustrator, quindi identico, lo potete fare solo con Illustrator, però andremo poi a vedere come fare delle cose simili con la suite Affinity. Ripeto, simili, non identici, perché questo è proprio un filtro di Illustrator. Quindi ipotizziamo che vogliamo andare a personalizzare un prodotto e quindi andiamo a inserire delle forme in questo prodotto. Ovviamente potete utilizzare anche delle immagini, potete utilizzare diverse cose, però vi dico subito che allora Illustrator necessita comunque di un eccellente computer, non di un buon computer, di un eccellente computer, perché quando vi farà il rendering ovviamente occuperà veramente tanta memoria. Quindi andiamo a far clic qua sul, allora come vedete qua ci sono le forme, io ce l'ho già aperte, però se non le avete aperte potete accedere da questa barra degli strumenti. Vado a prendere per esempio una stella e la vado a inserire qua. Ora la vado a posizionare all'interno della mia tavola da disegno, che è questa. E per cambiare il colore faccio clic qua sul colore di riempimento, quindi faccio doppio clic e metto per esempio il colore azzurro e faccio ok. Ora con il pulsante di destra del mouse faccio copia e poi incolla. Faccio sempre di nuovo clic qua sul colore di riempimento. Questa volta metto per esempio un rosa, quindi vado a mettere un colore di questo genere e faccio ok. A questo punto vado a duplicare diverse volte, quindi vado a incollare in realtà quello che avevo già copiato in precedenza, e poi ridimensiono alcune stelle, quindi alcune le faccio più grandi e alcune le faccio più piccole. Ovviamente, come vi dicevo, questo è proprio solo un esempio per farvi capire il funzionamento, quindi ne incollo un'altra, la metto qua, metto per esempio di questa dimensione e faccio un'altra ancora, ecco qui, e poi faccio la stessa cosa anche con questa, quindi la copio e la incollo e anche in questo caso ridimensiono. Posso anche copiare per esempio questa più piccola e andarla a inserire qui. Ripeto, questo è solo un esempio, quindi le sto posizionando più o meno così come riesco. Ecco, questa qui per esempio possiamo anche ingrandirla un po'. Mi raccomando, se volete ingrandirla, ridimensionarla mantenendo le proporzioni, utilizzate il tasto Shift. Ora a questo punto che cosa faccio? Vado a inserire un rettangolo sotto. Questo è un elemento importante, cioè una sorta di sfondo. Quindi vado di nuovo qua sul pulsante forme, o ripeto qui, e vado a selezionare un rettangolo, anzi un quadrato in questo caso, che io trasformo in rettangolo. Ora come sempre vado qua per il colore di riempimento e vado a cambiare il colore. Metto per esempio un giallo chiaro, diciamo un pochino più bello questo giallo, ecco, tipo questo qua. E adesso allora qua abbiamo tutti i livelli. Per farvi vedere meglio ve lo ingrandisco un po', così anche voi sapete che per ingrandire le icone di Illustrator, perché sono veramente piccolissime, non ho mai capito perché Illustrator deve fare le cose microscopiche che non le vedi, andate qua su opzioni pannello e vedete che qua c'è una voce che si chiama dimensioni riga, mettete grande, fate ok, così è tra virgolette grande. Ora vedete che qua c'è il rettangolo, lo potete andare a mettere qua sotto in modo che sia appunto in secondo piano, diciamo così. Possiamo metterlo grande esattamente come la nostra tavola da disegno, ecco qua. Ora a questo punto cosa faccio? Dovete selezionare tutto, quindi con il mouse fate una cosa di questo genere. Vedete che adesso tutti i livelli, guardate che sono tutti blu, quindi sono tutti selezionati. Fate clic con il pulsante di destra del mouse e fate raggruppa. È importante che facciate raggruppa.
Ora andiamo qui, vedete che ci sono diversi menu qua in alto, andiamo su effetto e poi 3D e materiale e poi vedete che ci sono diverse opzioni, dovete far clic sull'opzione gonfia. Quindi una volta che siamo qua sull'opzione gonfia possiamo andare appunto a inserire l'effetto 3D. Questo è un effetto 3D che fa inizialmente, come potete notare, e non è ancora bello, ecco, diciamo così, perché effettivamente il rendering vero e proprio non è stato ancora fatto. Quindi qua su tipo di 3D ce ne sono diverse, voi dovete appunto fare clic qua su gonfia. Poi su profondità, vedete che c'è 10, ecco, al posto di 10 mettete per esempio 1250, che è un pochino più elevata, anzi un bel po' più elevata la profondità. Quindi mettiamo 1250. Allora, io vi dico subito che il computer su cui sto lavorando non è il computer con cui normalmente faccio queste cose, ma è il computer con cui faccio la registrazione, quindi è un altro, per cui è lento, come vi dicevo. Illustrator ha bisogno di un computer che sia super, in questo caso un computer normale. E a questo punto andiamo qui su materiali. Allora, materiale, lasciate pure qua materiali di base, quindi lasciate quello che c'è di default. Ora vi sposto un attimo qua la finestra così magari riuscite a vedere meglio. Per quanto riguarda il disturbo andiamo a mettere 0,15, mentre l'effetto metallico, che è questo qua, mettete 0,22. Ed ecco qua, vedete che quando mettete l'effetto metallico già un pochino comincia a prendere forma. Ora andiamo qua su illuminazione. Allora, su illuminazione molte persone la mettono molto più alta, qua è il 70%, alcune persone superano il 100%. Personalmente non l'amo tantissimo quell'effetto, giusto per farvi capire. Mettiamo per esempio 120. Ecco, vedete che sì, è carino, però secondo me l'effetto è forte. Personalmente lo preferisco a 75, però giusto per farvi capire. La rotazione potete metterla un po' meno, ma io la lascio così. A questo punto una cosa importantissima, perché vedete che si vede male, dovete andare qui sopra, vedete che c'è questa frecciolina e sono le impostazioni del rendering. Qua il rendering vero e proprio non è stato fatto, quindi dovete mettere la spunta su Ray Tracing qua. Allora, dovete mettere qualità alta. Io in questo caso vi farò vedere un rendering in qualità bassa, quindi non sarà perfetta. Proprio perché, come vi dicevo, sto usando un altro computer, ma voi dovreste mettere qualità alta. Quindi andiamo a far clic qua alla voce rendering e vi dico subito che dovrete attendere un attimino affinché parte il rendering e quindi poi andiamo a vedere il risultato che otteniamo. Ed ecco qua, come potete notare, l'effetto che si ottiene è molto carino. Vedete che proprio non è solo un effetto 3D, è proprio un effetto di gonfiaggio, cioè come se fosse stato gonfiato. Adesso tolgo anche la selezione qua così lo vedete meglio. E come vi dicevo, questo effetto preciso così come lo vedete lo potete fare con Illustrator, mentre l'effetto 3D un pochino più classico lo potete fare anche con altri programmi, tra cui i programmi della suite Affinity, e vi farò vedere adesso come si fa e ovviamente qual è la differenza dell'effetto che andremo a ottenere. Sono qui su Affinity Photo per farvi vedere la differenza del risultato che si ottiene con questo tipo di programma. Allora, come vi dicevo, non verrà mai identico perché ogni software ha un suo filtro e quindi chiaramente il filtro è differente. Il filtro che andremo a utilizzare su Affinity Photo è un normale filtro 3D e non ha la funzione di gonfiaggio, diciamo così, che è tipica di Illustrator. Cioè al momento c'era solo Illustrator, nessun altro programma di grafica ha creato una cosa di
di questo genere. Non si sa se poi lo faranno o meno, però vi faccio vedere comunque le differenze che ottenete con questo programma. Quindi andiamo qua su menu file, facciamo nuovo e andiamo a selezionare in questo caso un progetto A4, ma chiaramente potete mettere la dimensione che desiderate. Come abbiamo fatto su Illustrator, andiamo ad aggiungere un rettangolo. Quindi vado a selezionare la prima forma qua in alto, ecco qui, lo vado a posizionare. Vedete che ci sono queste righe verdi e rosse, ecco, che sono delle guide attive che me lo posizionano esattamente della stessa dimensione del documento. Come su Illustrator ci sono questi due diciamo colori, che sono quelli del primo piano e del secondo piano, quindi, oppure di riempimento e del bordo. Quindi vado a far clic qua e vado a mettere mettiamolo di questo colore, mettiamolo adesso di colore bianco. Poi adesso andiamo a inserire una stella, quindi faccio un nuovo clic qua, strumento rettangolo in questo caso, ma sarebbe strumento forme, e andiamo a selezionare una stella, la vado a inserire qua. Il bello di Affinity Photo è che potete ovviamente andare a modificare la stella come meglio credete, nel senso che, allora, prima di tutto andiamo a metterla di un altro colore, quindi facciamo sempre clic qua su questa icona e andiamo a mettere, per esempio, andiamo a mettere un rosa, quindi facciamo una cosa di questo genere. Chiudiamo e come vi dicevo potete fare anche la stella un pochino diversa, a prescindere dal fatto che potete cambiare il numero di punte, vabbè, però lasciamola sempre a 5. Però potete andare a modificare il raggio interno, cioè se volete fare la stella un po' più cicciottella lo potete fare con estrema facilità. È chiaro che potete fare la stessa cosa anche con Illustrator, ovviamente utilizzate dei metodi diversi, ma lo potete fare. Diciamo che per certe cose Affinity Photo e Affinity Designer sono un pochino più veloci, cioè anche per quanto riguarda le forme, ci sono forme già pronte qui, ne avete molte di più rispetto a Illustrator. Comunque adesso io ho fatto la mia stella un pochino cicciotta, anzi facciamo leggermente meno, però facciamo così. Come prima andiamo a duplicarla, quindi facciamo copia, anzi incolliamola in realtà, facciamo copia e poi incolla, quindi ce n'è un'altra, vado a posizionarla qui, riduciamo appunto qualcuno, facciamolo più piccola, qualcuno facciamolo un pochino più grande, così, e di nuovo io vado a incollare. Quindi vedete, la procedura iniziale praticamente è la stessa identica. Ora incolliamo di nuovo e andiamo a metterne una di un altro colore, quindi faccio sempre clic qua sul colore in primo piano, mettiamo per esempio questo azzurro. Ora copiamo questo azzurro, quindi facciamo copia e incolla. Vi ricordo che la scorciatoia della tastiera è CTRL più C o CTRL più V per copiare e incollare più velocemente, questo come tutti i programmi comunque. Incolliamole un'altra anche qui, facciamo così, mettiamo questa qui, questa qua sotto. Ovviamente, come sempre, sto facendo un esempio veramente molto banale, molto semplice, giusto per farvi capire come funziona il tutto. Ora dobbiamo eseguire un'operazione diversa, non dobbiamo raggruppare, ma dobbiamo andare a selezionare tutto, quindi dalla prima stella al rettangolo. Quindi andate qui sul rettangolo premendo il tasto shift della vostra tastiera insieme al tasto del mouse, vedete che si seleziona tutto. Una volta che abbiamo selezionato tutto, facciamo sempre copia e incolla oppure duplica. Io faccio duplica. Ah, come potete notare qua il contenuto è stato completamente duplicato. Cosa devo fare? Devo andare a fare così, quindi devo andare qua a far clic sul pulsante sottrai. Affinity Photo è un ibrido, non è solo un programma di grafica raster, ma è anche un programma di ha degli elementi, diciamo così, di grafica vettoriale. Quindi andiamo a far clic qua sul pulsante sottrai, vedete che abbiamo ottenuto questo livello. Ora questo livello portiamolo in fondo così, questo qui livello rettangolo possiamo nasconderlo, e andiamo adesso a selezionare le stelle.
quindi una volta che abbiamo selezionato tutte le stelle andiamo a far clic qua su FX e poi su pulsanti, anzi mettiamo il flag qua su 3D. Vedete che qua abbiamo a disposizione tutti gli effetti livello. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a modificare è questa voce, quindi raggio, andiamo a mettere a 100. Vedete che qua la profondità viene cambiata automaticamente. Poi andiamo a vedere la diffusione, quindi qua su diffuso mettiamo invece a 24. Ovviamente queste cose le potete cambiare, io vi dico quelle che utilizzo io, ma a seconda della grafica potete andarle a cambiare. Su speculare invece mettiamo 36, mentre su brillantezza io vado a mettere 63. Ora su ambiente andiamo a mettere 33% e su ambiente possiamo andare a cambiare il colore. Vedete voi quale colore volete usare, vi faccio solo vedere, così ottenete un pochino più scuro, così un pochino più chiaro, anche se fate, diciamo che il colore comunque dell'ambiente lo potete cambiare in qualsiasi momento, quindi potete fare per esempio una cosa di questo genere. Vedete, qualsiasi colore cambio cambia tutto, ecco, diciamo così. Ora una cosa importante invece è la sorgente di luce. Vedete che qui c'è uno, non c'è un menu a discesa che mi dice 1, 2, 3, ma dovete fare aggiungi, quindi io faccio aggiungi così e così va a 2. Se vado a 3 diventa così. Quindi a questo punto chiudiamo e andiamo a prendere non il rettangolo ma questo qua qui dove c'è scritto curve praticamente, quindi quello che abbiamo ottenuto facendo clic sul pulsante sottrai, e facciamo la stessa cosa, quindi andiamo di nuovo qua sull'icona effetti livello, quindi dove c'è scritto FX, mettiamo 3D, eseguiamo la stessa operazione, quindi qua mettiamo a 100, qua su diffuso andiamo a mettere a 24 e poi su speculare andiamo a mettere a 36, mentre su brillantezza andiamo a mettere a 63. Ora di nuovo il colore dell'ambiente andiamo a cambiarlo leggermente, anche qua vi ripeto possiamo cambiarlo un secondo momento, magari anche dopo aver messo la luce, così riuscite a capire anche meglio l'effetto che comunque riuscite a tenere. Mettiamo sempre aggiungi così. Ecco qua, a questo punto possiamo andare a vedere meglio il colore dell'ambiente che andiamo a fare. Vedete che così se lo metto più scuro ovviamente viene evidenziato molto di più l'effetto, se lo metto più chiaro si vede un po' meno. Vedete? Potete cambiare comunque, insomma, in pratica lo sfondo come preferite voi. Quindi se lo volete sempre un pochino sul giallo come abbiamo fatto in precedenza, dobbiamo fare così. Più o meno otteniamo un effetto di questo genere. Quindi come potete vedere l'effetto non è identico assolutamente, anzi, però diciamo che è riuscito a ottenere un effetto simile. In realtà l'effetto 3D è uguale, vedete che anche qua le luci sono state posizionate allo stesso modo. Ripeto, non è un filtro per fare questo effetto gonfio, ma l'effetto diciamo in 3D potete farlo tranquillamente anche con Affinity Photo. Qua potete anche modificare, vedete, vi faccio vedere la direzione, vedete che così si evidenzia di più o di meno a seconda della direzione che intendete utilizzare. Quindi a seconda della grafica ovviamente che avete a disposizione potete, allora prima di tutto qua l'ambiente mettiamo 33, ecco, così si vede un pochino meglio. Ora ve lo faccio vedere un pochino più grande in modo che riusciate a rendervi conto bene di qual è l'effetto. Come potete notare ha questo effetto un po' cicciotto, ripeto, comunque potete cambiare diversi parametri, ma l'effetto 3D indicativo che riuscite a ottenere è questo, quindi dovete andare a lavorare su due livelli separati. Ripeto ancora una volta, non potete ottenere lo stesso identico effetto di Illustrator perché quello è un effetto proprio loro, però diciamo se volete fare delle grafiche 3D comunque riuscite a ottenere già delle cose carine. Vi ricordo che Affinity Photo è il maggior competitor non di Illustrator ma di Photoshop, e che ha vinto veramente tantissimi premi proprio per essere un programma innovativo e per alcune cose a mio avviso riuscite a lavorare meglio con Affinity Photo piuttosto che con Photoshop o con Illustrator.
Poi è chiaro che ogni programma ha le sue funzioni particolari. Diciamo che per il lavoro che dobbiamo fare noi, secondo me, per certe cose è meglio Affinity Photo. Ci sono tantissime persone che sono passate da Photoshop a Affinity Photo perché effettivamente Affinity Photo ha delle funzioni molto più veloci e automatizzate rispetto a un Photoshop. Però comunque, insomma, ovviamente dipende cosa si deve fare. Ecco, magari quando si lavora tanto sul fotoritocco vero e proprio è una cosa, allora potrebbe andare bene Photoshop, ma per il lavoro che dobbiamo fare noi, secondo me è meglio, anche se non voglio dire che un programma è a prescindere migliore di un altro, perché non è vero, sicuramente ogni programma ha i suoi pro e contro, però scegliete voi. Diciamo che come prezzo anche sicuramente è meglio la suite Affinity. Non avete un abbonamento e con una cifra, insomma, relativamente bassa avete gli aggiornamenti per anni del programma, mentre con i programmi Adobe purtroppo sono in abbonamento e costano davvero tanto, quindi dipende sempre se ne vale la pena, ecco, quanto utilizzate quelle funzioni. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube MyCricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsicricut e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi se volete avviare un'attività che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania del Principe.